Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Ragazzi, oggi vi mostro come boostare al massimo il vostro volume. No, facendo così. No, no. Sto parlando di Nemec. Sì, Nemec. Allora, ragazzi, questo software non è altro che una mano. Un aiuto e ti permette di boostare al massimo il volume, amplificarlo, abbassarlo, regolare meglio il mic. Quindi, ragazzi, adesso vi farò vedere dei piccoli test che io ho fatto personalmente. Allora, se io adesso vado su audio e attivo la funzione effetti. Come potete vedere, la voce, i bassi, gli acuti. Qui c'è scritto anche a cosa servono. Quindi, adesso io l'ho attivato. Mi raccomando, abbassate il volume al 10%, se no vi stono. Adesso vi faccio ascoltare una cosa. Allora, questo è un test microfono. Avete visto? Avete visto come ho amplificato al massimo il volume, adesso senza l'effetto. Allora, questo è un test microfono. Sentito la differenza? Ok. Una volta fatto nella sezione dell'audio, passiamo al microfono. Il microfono possiamo regolarlo come vogliamo noi. Se il tuo ambiente è rumoroso, imposti rumoroso. Se è silenzioso, imposti silenzioso. E qui possiamo regolare il nostro microfono. Quindi adesso sto a 60, a 60. Mentre sto parlando, come potete vedere, la mia voce forse è aumentata. Quindi adesso vado ad abbassarlo e quindi non mi sentirete più. Poi andiamo al sound trigger. Ok, qui abbiamo la prova riguardo ai giochi. Quindi, ragazzi, questo ve lo lascio a voi, quindi fate tutto voi qua. Però possiamo anche sentirlo insieme. Allora, io dal lato destro ho sentito uno sparo e dal lato sinistro ho sentito i proiettili, i bozzoli, mi pare. Sì. Poi sound, questo ci permette di collegare più cuffie, quindi in questo caso se avviate un audio si sentirà sia dal dispositivo 1 che dal dispositivo 2. Quindi cuffie 1, cuffie 2, cuffie 3, cuffie 4, non lo so se si possono mettere altre cuffie. So solo che si possono mettere due cuffie, quindi. Opzioni. E opzioni invece abbiamo solamente niente qua. Motore sound 3 che rimuove le ottimizzazioni di Namic, quindi. Che dire? Se volete smanettare voi e cercare di capire qual è il giusto ambiente, il giusto audio che vi serve, potete direttamente vedere su musica, sui film, sulla comunicazione e sul gioco e regolare voi i decibel. Quindi, ragazzi, il software si chiama Amic, non so neanche se l'ho pronunciato bene. Lasciamo stare. Ok, grazie a tutti per questa visione. Lascia like al video se ti è stato utile. Iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.